Benvenuti a tutti. Questa volta parliamo di riempimento in base al contenuto. Noi sappiamo già dai precedenti tutorial, oppure abbiamo già visto come funziona questo procedimento. Praticamente cosa succede? Noi selezioniamo una parte che noi vogliamo riempire in base al contenuto e Photoshop cosa fa? Andrà a riempire questa zona selezionata con i pixel simili, quindi nella vicinanza a quelli vicini alla nostra selezione. Però voglio far vedere che delle volte non è che l'operazione viene sempre in modo esatto e quindi ci sono delle tecniche un po' particolari. Guardate, allora prendiamo questa immagine e poi adesso qui ingrandisco così vediamo bene, andiamo a selezionare, quindi andiamo a prendere strumento lasso, poi facciamo come facciamo di solito, selezioniamo il tutto. Una parte un po', ecco qua, fino qui. Ok. E adesso andiamo a riempire in base al contenuto, quindi andiamo in modifica. Sappiamo che noi possiamo aprire da qui, vedete dunque, andiamo a vedere qua, riempimento in base al contenuto e si apre la famosa finestra che noi possiamo poi modificare, però facciamo per far prima, andiamo qui in riempi e poi scegliamo riempi in base al contenuto. E clicchiamo ok. E vedete, guardate, qui non si è limitato a prendere zone proprio nelle immediate vicinanze, ma anche qui, vedete, qui nella parte sopra. Quindi torniamo indietro e guardate come possiamo fare. Togliamo via la nostra selezione e poi andiamo a selezionare ancora, però vedete, prendiamo più parti qui in questo modo. Ecco qua. E poi andiamo a creare un nuovo livello, quindi Ctrl e J. Ora ci posizioniamo sul nuovo livello, deselezioniamo Ctrl D e poi creiamo una nuova selezione, però questa volta vedete molto vicina qui alla zona che vogliamo eliminare. Ecco, andiamo qui, rimaniamo, lasciamo un po' anche un po' di verde qui sotto. Molto vicino alla nostra scritta. Ecco qua. Adesso proviamo ancora, quindi modifica, riempi, riempi in base al contenuto. Ed ecco qua, adesso selezioniamo Ctrl D, vedete come abbiamo riempito questa volta in modo molto più preciso. Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.